Dopo aver sconfitto Volan e le sue guardie e aver protetto Nadia, il gruppo decide quindi di partire alla volta della Torre di Ghiaccio e fermare i piani di Radosek, ma soprattutto impedire al villaggio di Walsby di essere distrutto con un arrivo massiccio di truppe. Ma non sono da soli in questa impresa. Hatch e Nadia decidono di aiutarli e di accompagnarli fino alla torre. Vabbè. Allora, camminando, camminando, dopo un'oretta di viaggio, di fronte a voi si erge un'enorme torre che sembra comparsa dal nulla, ok? Come se fosse un'enorme stalattite di ghiaccio. Di fronte a noi ci sta questo spesso muro di ghiaccio con due guardie davanti all'entrata. Ci chiede di. Madonna. È un No, bell'uno e ci ci chiede moriamo. di dichiarare dichiarare chi siamo. Se ci stesse aspettando qualcuno come guardia, perché non ci hanno mai visto. Quindi tiratemi di raggirare. Oddio, vabbè, loro di la girare, io di direttamente di diplomazia. La Domanda è: risposta è devo sì. proprio? Vabbè, io non posso Se fare vuoi, però diplomazia se di base. dipende se stai mentendo o meno. Qua che dipende la cosa. Vabbè, io non ce l'ho a raggirare, ci avrei senza motivo, ma non funziona contro il contrario. Se vuoi li posso intimidire, però mi sembra un po' poco Stiamo progettuale. andando proprio nella roccaforte di questo tipo. Secondo te è bene minacciare adesso? No, appunto. Cioè, se ti vedi, se dentro il castello arriva la valente, devi dare leva subito. Ah, oh. Gente, preparate le armi che qua si deve combattere. Mi chiave di un anno di 1,40. Ok. Fermati. Ah, da tirare semplicemente un D20. Considerate che essendo vestiti come le guardie abbiamo comunque un bonus, eh. Che è più 5. Bello, a posto, c'ho 19 io. Va benissimo così. Ma pure io quindi devo Sì. tirare un blef. Non ho Sì. blef. Eh? Io non ho direttamente un blef. Voglio capire con quale legge della fisica un Allora, paladino le non possa bleffare. guardie, diciamo che guardano tutti tranquillamente, però si focalizzano sull'unica guardia che dà una voce femminile e fissano la tigre. Chi vuole può tirare di nuovo per aiutare a coprire la balla di Lili. Sì, Ok, sempre con sempre quel lì più il 5 blef. di. Balla, l'ho trovata Non parlavo entrambe. della tigre, parlavo del fatto Oddio. che tu. Che non ci sta cascando, il fatto che tu possa essere una guardia. A posto. Tutti 18. Ne Del tipo. No, no. Beh. Sì. E sguardo troppo dico, no, ma vai affascinante. tranquilla. Ecco. È mio cugino. Vabbè, magari è meglio se lo dico io, sai com'è? Qualche punta, occhi colorati diversi, alti. Mia cugina. Tipo il mio padre. E la tigre è una che è così, che sta giusto per. È un pupazzo in realtà. Le guardie abbassano il muro. Una mezza vettura. E ci troviamo. Ora che ci penso per mettermi l'armatura ci Vabbè, metto anche considerate di comunque state in meno. armatura, quindi comunque non vi sta tenendo d'occhio. Allora, Per intanto vi descrivo ora. la zona. Allora, voi vi Dai. trovate in quello che sembra essere il giardino, tra virgolette, dell'intera torre, ok? L'area più libera. Ci sono sette casse in giro per il giardino, queste qui. Ok? Vi è poi al centro una statua di un enorme drago di ghiaccio scolpita. E in più c'è questo. C'è questo troll glaciale che sta passeggiando in giro. Tanto per Quelli di capire, i cancelli dietro. si sono chiusi? Sì. Sì. A posto. Sì. Allora, intanto. Perfetto. Tipo, almeno così nessuno vedrà che se Esatto. facciamo bordello nessuno potrà Allora, uscire né vedere. si gira verso di voi, verso di noi, e ci chiede chi siamo. Eh Prendiamo sì. di 20 per blef. Mi chiede. Delle persone non ne Vabbè, ero intanto hai il fatto 20, problema. scusa un attimo. Dai, che adesso giro ho fatto schifo.
Sono cose che gli parli in Potrei. orchesco. Mi va bene. Percepire intenzioni. Critico. Scusa, con come hai fatto a fare critico? Me lo spieghi? Con meno due a Vabbè. carisma. Ah, ok. Beh, non sono l'unico ad avere buff al carisma. Debuff, Allora, anzi. ci guarda. Gli diciamo che siamo delle guardie che ci aspetta. Ci aspettano su. Il sergente ci aspetta su. E dobbiamo dare notizie su ciò che è successo a Walsby perché bisogna spiegare. Sono successi dei danni. Quindi. Sì, È un appunto. troll, non è che Quindi, sappia che gli dici tutto, mi sa. tra virgolette, ce ne possiamo andare. Ci lascia liberi. Anche se comunque vedi che di queste qui, queste casse, c'erano delle strisce di sangue comunque intorno alle casse. Dopo ci occupiamo anche del troll. L'intro sarà il primo a scoppare male, mi sa. Tipo, se non implode ora, imploderà dopo. Tutto il suo Tutto tempo. a stunnare un orco con una martellata, un troll, anzi. Ammazza di legno su golfo, lo stesso Ok. effetto. Allora, attraversiamo Quindi si sale di piano ora. questa parte e ci possiamo cambiare. Quindi ognuno si riprende la sua armatura, le sue A armi. posto. Tipo 30 anni per E io vestirsi, rivelo le uno aree sbagliate, normale. ma vabbè. E vabbè, tanto. Metagame così a caso. Si fa, non si fa, Non non sono si fa. abituato ad utilizzare questo strumento. Ok. Non sono abituato per toglierlo. Quell'altra zona come cazzo si collega? Sì, con degli. Non sono proprio spuntoni di ghiaccio, quello è per dire che è ghiaccio, capito? Per farti vedere quanto è spesso. Ah, Allora, qui, ok. in questa situazione, adesso voi vi trovate in nell'ala dove vedete tutte porte che si affacciano verso questa fontana. E al centro della fontana vedete un elementale dell'acqua. Che ci ha guardato cambiarci. Quindi rimane per un attimo a dire: ma chi siete voi? Quindi. Immagino la scena della Elementale nanotecnologia, ti piace? guardone anche adesso. Vuol dire che ci ha guardato per cambiarci? Letteralmente noi ci siamo cambiati davanti a lui e ho detto scusa, what the fuck? Praticamente sì. Excuse me, what the fuck? Lui prende un elementale che sta lì. Si è girato, ha visto. Prima ha visto delle guardie, poi si è girato, si è rigirato e ha visto gente non vestita da guardia. Magia. Tipo War Ranger. In questo momento, preparatevi. No, no, che tiro l'iniziativa. Che Iniziativa. adesso Ada si mette a Ah, ok, parlare con lui normale. in Aquan. Vabbè, tu c'hai tutto il Tutti limite, la sto male. capiamo, non so. Che Che? nessuno. Non troppo intelligente per poter conoscere quella Ada lingua. ce le conosci istintivamente. L'importante è che Walking funzioni. Dark. Allora, in quel momento, L'importante è che Brin Ada gli funzioni. dice semplicemente che sono degli abiti che hanno più comodi per rimanere qui. Quello dice: va bene, ok, torna al lavoro. Però non si chiede il fatto perché comunque abbia parlato in Aquan. Cioè, perché l'abbia potuta capire? Non si fa sta domanda, però va bene comunque, tanto è scemo. Tipo, guarda, questa lingua non la Vabbè. conosce nessuno, va bene. Ma quando posso io? Vabbè. E chi sono io per giudicare? Sì, direi che dovrebbe apprezzare la cosa, quindi dovrebbe Sì. essere più Allora, gentile. quindi adesso voi andate più al centro verso la fontana e vedete meglio la zona.
a posto. Ok. Avete queste due porte qui. Mannaggia. Queste due qui, bianche. Mm. Ok. E questo punto e questo punto qui. Dove volete andare? Sono qui le due porte o i due corridoi che continuano? Dritti per dritti di solito. Se dobbiamo trovare qualcuno di importante. Eh sì, ma questa è una torre circolare, va verso l'alto. Dritto per dritto non è che vai da qualche parte, finisce la torre e basta. Sfondi la torre per dritto. Magari c'era un corridoio. Vabbè, voi attualmente vi trovate al centro. È l'elementale dell'acqua che intanto sta mandando l'acqua all'interno dei condotti per portare l'acqua corrente a tutta la torre. Qui è l'elementale. E dite, lo sposto un attimo. Ma si mi dice, è acqua, è normale. Cioè, visto che parla in acqua. Okay. E mi devo segnare le due persone che devono schioppare. Siamo a due, vediamo gli altri dopo. Ma l'elementale non è che ti in qualche modo obbligata a fare sta cosa, perché mi pare un lavoro un po' schifo, sì. Grato per uno. Per un elementale, magari riusciamo a farlo rivoltare contro i soldati della zona. Lui passa l'acqua e anche un altro compito, che però siccome noi non c'entriamo, è ok. Sì. Non lo sappiamo. Cioè, semplicemente l'elementale non è proprio scemo, però diciamo tra le sue priorità non ci siamo noi attualmente. Per ora ricordiamocelo. Quindi dove volete andare? Vado per la sinistra. Per questa? Questa? Aspetta, pingala così capisco dove vuoi andare. Ok, qui, perfetto. Fa niente, è importante capire dove volete andare. Ok, allora. Cercando di non prendere. Vabbè, ho preso pure l'elementale. Allora. Ok. Come pure l'elementale. Allora, di fronte a voi si trova un muro di ghiaccio. Ed è praticamente una delle dei teletrasporti di ghiaccio di cui vi ha parlato Hatch. Hatch, chiaramente, siccome lui è stato qua a lavorare nell'interno della torre di ghiaccio, lui conosce tutte le password per poter attraversare i vari cancelli, diciamo. Quindi utilizzate la password uno alla volta. Quindi chi passa per primo? Uno alla volta. Credo che in questo caso la cavalleria non si può applicare. Prima il tank e poi DPS. Come volete voi. Vabbè, e chi è il tank? Beh, qua ci stanno tre di tank, in effetti. Sta Ada, sta Turion e sta Thorin. C'è il tank con più vita, quello con più AC, sì, quello con più armor. Giocate a registrare. Al D20 flat. Diciamo di... Facciamo il D20. Siamo in 4. Tiriamo okay. Il 4. Ognuno sceglie un ok, allora, Ada 4. Chi sceglie? Okay. Sono le mie sfighe di roba. Ok, e quindi Thorin è 3. 1. Fatto io. Quindi 1. Okay, fuck! Vaffanculo. Ok. Dai, passi per primo tu. Ok, perfetto. Sì. Potremmo far passare il tipo per primo. Ok, ma dai, se abbiamo appena... vai tu per secondo. Ok. Devi aspettare per un minuto. Nel frattempo Turion tira iniziativa. Ah. Oddio. Perché... È morto Turion, non eri a... Dicendo...
Finché non dice manovra di combattimento va tutto bene. Se dice manovra di combattimento o furtività sono tutti. Letteralmente ti devo vedere tipo tre orchi davanti a me pronti a caricarmi. Cioè manco troll, orchi direttamente. Ok. Allora. Ah, yeah. Di fronte a te c'è questa enorme tavolata con due follettini, questi qui indicati in rosso, ok? Questi? Quali, scusami? E questo in realtà non è proprio un demone, ma è il bardo che abbiamo incontrato quando stavamo nella carovana con Nadia e Mierul, ok? Lui, lui semplicemente ti guarda. Salve. Si gira subito e comincia, cioè se ne va da questa direzione. E invece questi due folletti ti attaccano. Folletti. Perché tu, essendo che avessi attraversato adesso, ci vuole un po'. Secondo me. Allora. Quindi mi devono attaccare. Ah, ok, a posto. Sì. Che si divertono ad attaccare. 26 colpisce. Che cosa è successo? Ho detto 22, danni, 26, purtroppo. Scusa, colpisce. Perfetto, ok. Sono 26, 4 danni. Sì. Se sarà 20... Ah, vabbè, vale. La riduzione la contiamo per l'armatura. Questo è danno non magico, eh. L'armatura in mitril. Ti sto dicendo? Infatti. Okay. L'armatura in mitril è danno non magico. Senti i colpi dello stocco. Cioè, vedi che ti colpiscono, però ping, rimbalzano contro. Ok, tocca a te. Quanto che mi tolgono di base, aspetta. In teoria ti hanno tolto 4 a testa, però tu per ogni attacco lo riduci di 5, quindi niente. Ah, a posto. Mentre la riduzione 404 damage not found, a posto. Ok, io farei manovra di combattimento verso il primo folletto. Dov'è? Per favore, grazie. Ok. Per favore, tirami bene. Però. Oh, grazie. Afferrare. Ok, li afferri tutti e due, penso. Sì. Quanto è la traiettoria, la distanza tra me e il tipo bardo che si sta allontanando? Fare così, 9 metri. Sì, no, è possibile lanciare, quindi. Le due proiettili lancio. Come vuoi. A posto. Ho qualche penalità ai... No, semplicemente devi tirare con destrezza, anziché con forza. No. Ah, ok. È semplicemente il B.A.B. Oh, porco giuda. Un D20 più 5. Infatti, di base è quello ormai. E 5, sei livello 5. B&B, sì, perché sei in mente molto fisico, con destrezza. Sì. Ok, quindi quanto è? Diventi più 5? A posto. Speriamo bene. Di nuovo. Ok. E si spera bene comunque. Tira 2 di 6. Lo colpisci. Ah, ok, 2 di 6. Quindi così, dimmi che così funziona. Minchia, la velocità della luce, aerodinamici. Sono attivi proiettili. Sì. Prendono anche i folletti. Cioè, minchia, a parte che ho fatto 10 danni. Ne hai tirato ancora solo uno, No, non è che... No, 2 di 6 ho tirati. Ah, aspetta, solo uno. Madonna. Sì. Un altro 2 di 6 devo tirare. No, aspetta, scusa, quanti attacchi c'hai tu a turno? Uno. Oi. Ok, questo, l'ultimo non si conta. Uno. Ok, lancio un folletto.
Allora, lui si prende il folletto in faccia, però non curante di tutto, va qua e si inizia a teletrasportare. Nel frattempo, di qua chi doveva andare? Chi voleva andare, vado? Intanto considera, uno dei folletti è morto. Grazie. L'altro ce l'ho in mano, sì. Che vuole destreggiarsi. Dai, vado. Io provo ad andare. Io ti giuro, uno me lo tengo, lo lascio come tanto praticamente, ma quello è scappato, per cui... Inutile. Ah, quell'altro folletto no, non è morto. Ieri ha deciso di scapparsene, di tornarsene a casa. Intanto noi decidiamo di teletrasportarci tutti, uno dopo l'altro, Ada rimane l'ultima. A posto, quindi nel frattempo lui corre e avverte il troll. E poi se ne scappa. Oddio. Quindi, tu hai finito, penso che si sposti qua. Torin ha fatto. Io... Allora mi vedranno con... Sì, ti vedono con quelle mani. Nel frattempo... Comunque immagino Ada tipo, oh no, di nuovo, no. Ada, e vedi il troll che arriva correndo, affamato come pochi. E ti pareva. Ti ha beccati sto gnomo. Che ci carica praticamente... Noi siamo qui. Che si trova davanti a noi, quindi io e Lily tiriamo iniziativa. Sì. Ada, ce la possiamo fare.